Diocesi di Lamesia Terme, Chiesa del Carmine, in San Biase. I cenacoli di preghiera, Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime, presenti nella nostra diocesi, incontreranno il Vescovo, Sua Eccellenza, Monsignor Serafino Parisi, sabato 4 marzo 2023, nella Chiesa del Carmine, in San Biase. Alle ore 18 ci sarà la messa presieduta dal Vescovo. Ecco, vi ho dato questo avviso, tra una settimana esatta, ecco, sabato prossimo ci sarà questo incontro per tutti i gruppi di preghiera, Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime. Sapete che la Madonna a Paravati si è presentata con questo titolo, Cuore Immacolato di Maria, che ci ricorda anche le apparizioni di Fatima. Poi ha aggiunto rifugio delle anime, quindi con il cuore immacolato di Maria noi troviamo rifugio soprattutto nella preghiera del Santo Rosario e in una vita vissuta in unione a lei. Il cuore immacolato di Maria è un cuore meraviglioso che racchiude tutti noi, che ci vuole bene come una mamma. Questo lo diceva Luigi Maria Grignon de Monforte, questo grande mariologo. Che diceva appunto che il cuore della Madonna è un cuore meraviglioso pieno di amore. E diceva anche così nel Trattato della Vera Devozione, diceva che se mettessimo insieme l'amore di tutte le mamme del mondo non raggiungerebbero mai, sia in qualità sia in quantità, ecco, l'amore della Madonna verso ciascuno di noi. E quindi quando ecco, si riuniscono i cenacoli di preghiera, ecco, si riuniscono con la Madonna. Anche la Madonna apparve diverse volte a Natuzza Evola, questa grande mistica che tutti quanti voi conoscete. Anche lei disse che dove c'è un cenacolo ci sarebbe stata anche lei a pregare, no? Quindi rifugio delle anime. Questo incontro, come ho detto, che sarà a San Biase il 4 marzo 2023, inizierà con un'accoglienza alle ore 17, l'accoglienza dei vari gruppi, poi alle 5 e mezza ci sarà il rosario, poi alle 18 la Santa Messa presieduta dal Vescovo e poi dopo la Messa ci sarà anche un momento, ecco, di ristoro, ecco, preparato dai gruppi dei Cenacoli, quindi un momento bello. Però a questo incontro, certo, parteciperanno tutti i cenacoli della nostra diocesi, ce ne sono diversi alla Lamezia, ad esempio nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, a San Biase, anche nelle frazioni di San Biase, anche nella chiesa del Rosario, anche nella chiesa di San Domenico, nelle frazioni, anche ad Acconia, a Curinga, anche in altre parti, ci sono anche a Nocera Marina, sono tanti, ecco, i gruppi di preghiera. Di persone che si impegnano a pregare, pregano per tutti secondo le intenzioni della Madonna. Però questo incontro, che sarà quindi sabato prossimo, non è solo rivolto ai gruppi, ecco, dei Cenacoli, ma anche a tutte le persone che, ad esempio, meditano attraverso quei libretti che noi diamo ogni 6 mesi, libretti di meditazione del Vangelo, e noi ne distribuiamo di questi libretti 3.500 in tutta la diocesi, ma anche questo incontro per tutti i simpatizzanti di Natuzza. Chissà quante persone avete avuto anche voi la gioia di incontrarla, di parlare. Anche io diverse volte sono andato a trovarla, ci ho parlato, addirittura ho avuto anche l'onore di pranzare con lei per 2 volte, no? C'era anche Padre Michele, una donna meravigliosa, umile, ma mistica anche, piena di amore, piena di carità e anche piena di carismi. E lei lo diceva sempre, io sono un'umile serva del Signore, diceva di lei, sono un verme di terra, così diceva, però dice io prego il Signore. Poi diceva i miracoli li fanno Gesù e la Madonna, non venite da me, così diceva, a chiedere miracoli e grazie, andate dalla Madonna e chiedete a lei, io prego per voi. Quindi aveva anche questo aspetto di umiltà e chissà quante persone avete avuto l'occasione anche di incontrarla. Anzi, a questo proposito volevo dirvi questo, ho contattato quel professore della
quel professore dell'Università della Calabria che si chiama Valerio Marinelli. Ecco, Valerio Marinelli è un professore, prima era ateo, uno scienziato, poi dopo aver incontrato Natuzza, ecco, poi si è convertito totalmente e poi ha cominciato a raccogliere tante testimonianze sulla vita di Natuzza e ha raccolto tutte queste testimonianze, pensate, pubblicando più di 10 libri su di lei. Però io l'ho sentito anche in questi giorni e poi mi ha detto che vorrebbe continuare a raccogliere sempre testimonianze. Quindi ecco, io approfitto anche di questo, perché anche in corso la causa di beatificazione di Natuzza Evolo. Approfitto anche di questo messaggio per dirvi, ecco, se avete qualche testimonianza riguardo, ecco, a Natuzza, l'avete incontrata, che cosa avete sperimentato, ecco, cosa avete vissuto con lei, lo potete mettere per iscritto, me lo mandate a me, poi io glielo giro a lui, perché lui adesso, questo professore, ha 80 anni, però ha detto: io finché vivo voglio raccogliere testimonianze e pubblicarle. Quindi approfitto anche di questo messaggio per dirvi anche a tutti voi, se volete, ecco, avete qualche testimonianza, la potete scrivere, me la potete mandare, poi io la giro a lui e lui pubblicherà tutte queste testimonianze in qualche libro, ecco, che pubblicherà. E quindi, ecco, siete tutti invitati, quindi non solo i cenacoli, ma anche tutti i simpatizzanti, anche tutti quelli che avete incontrato, Natuzza, anche il nostro vescovo ha gioito molto quando gli abbiamo proposto questo incontro di tutti i cenacoli con Natuzza, ha gioito molto e ha detto: io vengo a celebrare la messa per loro e vengo a dare un saluto, ecco, a tutti i cenacoli, ecco, di preghiera. Quindi ecco, vi invito a venire sabato 4 marzo 2023 alle ore 18 nella chiesa del Carmine in Sambiase. Però prima ci sarà il rosario. Ci sarà il rosario e poi anche dopo ci sarà un momento di ristoro, ecco, per tutti. Ecco, così hanno organizzato i cenacoli. Verrà anche a concelebrare anche Padre Michele Cordiano e forse anche questo professore, che adesso è in pensione, Valerio Marinelli, che ha scritto tutti questi libri, forse verrà anche lui, mi deve dare ancora la risposta. Ecco, quindi ecco, partecipate, ecco, do questo messaggio attraverso i social, perché so che poi anche lo ascoltate, lo sentite. Ecco, viviamo momenti belli. Poi vedete, stiamo apprezzando tutti anche la bellezza, possiamo dire così, della predicazione, ecco, del nostro vescovo che veramente ha iniziato anche la scuola della parola. La scuola della parola nelle chiese di San Benedetto, e stanno partecipando più di 600 persone a queste catechesi, alla spiegazione della parola di Dio. Noi ancora continuerà. Il prossimo incontro sarà lunedì, non questo, ma lunedì l'altro, quindi sarebbe praticamente 26, il 2, 3, 4, il 6, il 6 marso. Lunedì dopo la seconda domenica di Quaresima alle ore 18:30 nella chiesa di San Benedetto. E noi lo ringraziamo il vescovo, ecco, perché ci sta aiutando anche tutti noi, anche i sacerdoti, a meditare di più la parola di Dio, a riempirci di parola di Dio. Ecco, quindi ecco, un ringraziamento al vescovo che ha accolto l'invito, ecco, di incontrare tutti i cenacoli e anche tutti quanti voi, ecco, potete anche incontrarli in questa occasione. E io ho mandato questo messaggio attraverso i social, ecco, perché alcune volte anche attraverso i social raggiungiamo di più le persone, le raggiungiamo di più e quindi le persone possono anche sentire un messaggio che poi viene ascoltato anche da 100, 500, anche 1000 persone. Quindi vi ripeto questo annuncio. Quindi sabato 4 marzo 2023 nella chiesa del Carmine in Sambiase il vescovo incontra tutti i cenacoli di preghiera alle ore 17:30 Santo Rosario, alle ore 18 la Santa Messa. Al termine, ecco, di questo breve messaggio, io mi avvicino a questa statua meravigliosa del cuore di Gesù, vedete? Abbiamo questa statua meravigliosa qui a Curinga di Gesù che indica il suo cuore, che un po' ci ricorda quella
quella espressione nel Vangelo, venite a me, voi tutti affaticati e oppressi, e io vi darò il ristoro. Ecco, quindi chiedo a Gesù che benedica tutti quanti voi, al termine, ecco, di questo breve messaggio, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Partecipate tutti numerosi a questo incontro, camminiamo sempre nella fede. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.